Ciao a tutti! Oggi sono qui per farvi vedere come si disegnano le farfalle con i gessetti di Creta. Sigla! Bene, oggi andiamo a vedere appunto come disegnare una farfalla utilizzando i gessetti di Creta. Quindi spostiamoci immediatamente sul piano da lavoro e vediamo come si fa. Bene, allora ci occorrono i gessetti della Faber-Castell. I gessetti di Creta della Faber-Castell. Un album da disegno, io utilizzo questo della Camson da 90 grammi. Poi un marker. Uno sfumino, un carboncino e due matite, una KB e una 2B, della gomma pane, una gomma e un tempera matite. Benissimo, allora. Con il marker vado a fare tutti i contorni di questa farfalla in questo modo. È un marker per l'esattezza troppo fine questo qua, infatti sarebbe stato meglio averne uno leggermente con la punta un pochettino più grossa, però non fa niente, l'ho usato lo stesso. Utilizzo un foglio per non fare sbavature. Cancello con la gomma pane tutti i tratti a matita. Inizio con un gessetto arancione. Prendo un giallo un po' più scuro e ora un giallo più chiaro. Ora do una leggera sfumata col dito, ma non mi piace molto l'effetto, allora decido di utilizzare lo sfumino per avere un lavoro un po' più preciso, per avere una sfumatura anche graduale. Non mi preoccupo di essere molto preciso perché intanto comunque con un soffio e anche con la gomma pane posso comunque fare le correzioni. Poi alcuni punti verranno anche coperti dal nero, quindi... Come vedete, cancello sul corpo della farfalla e tolgo le sbavature all'esterno utilizzando sempre la gomma pane. Do gli ultimi dettagli con lo sfumino e ora vado a dare un fissativo sopra. Bene, ora passo con il marker, ma comunque vedo che appunto avendo messo il fissativo, siccome non è un marker indelebile, non mi piace molto il risultato. Allora vado ad utilizzare anche il carboncino, cioè faccio il contorno utilizzando il marker e dopo utilizzo il carboncino. Benissimo, ora vado a fare, diciamo, queste righine tra in mezzo alle ali e ora con la 2B vado a fare le ombre.
di questa farfalla. Se vi piacciono questi video, posso farne anche altri utilizzando altri materiali e magari mischiando i vari materiali. Qua mi sono accorto di aver sbagliato l'ombra, quindi correggo. Ora con lo sfumino vado a sfumare appunto l'ombra che ho fatto. Dargli una forma un pochettino più regolare, più sfumata. E più bella anche alla vista. Ora non mi manca che firmare. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, condividere e commentare, mi potete trovare su tutti i social che trovate sotto nell'info box, quindi ciao e alla prossima!